Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Nuovo video perché oggi signori andremo a parlare del Napoli. Vi dirò un po' tutto, visto che non ho ancora parlato di Spalletti, di Giuntoli, eccetera eccetera. Vi dirò un po' tutto, like, iscrizione e campanella. E direi che possiamo subito iniziare con il video. Parto da Luciano Spalletti. Allora, da un lato non mi aspettavo la di Spalletti, mentre dall'altro lato sì. Perché non me l'aspettavo? Perché intanto non se ne era mai parlato dell'addio di Spalletti fino a 2 settimane fa, 1 settimana e mezzo fa. Spalletti sembrava certo di rimanere al Napoli. Lo diceva anche Di Marzio. Diciamo che non c'era, c'erano pochi, o credo pure nessuno, che diceva che Spalletti sarebbe andato via. Intendo 2 settimane fa, ovviamente. Però con il passare di giorni Spalletti doveva appunto incontrarsi con Aurelio De Laurentiis, poi con Aurelio De Laurentiis appunto, e l'incontro è avvenuto un paio di settimane fa per l'appunto in una cena, ed è lì ha detto De Laurentiis che Spalletti si prenderà un anno di pausa, un anno in cui non allenerà più. E vi dico pure che secondo me il Napoli sarà una delle sue ultime esperienze come allenatore, perché Spalletti ha quasi 65 anni, quindi ha una certa età. Secondo me Spalletti dopo Napoli allenerà ancora una squadra, però se allenerà una squadra sarà ancora l'ultima, cioè sarà l'ultima, poi fine, perché non è che può allenare fino a 90 anni Spalletti, quindi c'ha una certa età anche lui. Quindi secondo me Spalletti fa bene a prendersi un anno di pausa. Anche io me ne sarei andato, e vi dico perché sì e perché no l'addio di Spalletti. Da una parte l'addio di Spalletti ci sta, perché ne esci da vincitore, quindi non rischi magari di fare il prossimo anno un'annata, magari, che ne so, un'annata non da Napoli. Rischi che il prossimo anno magari non rivinci lo scudetto. Quindi è vero che Spalletti ne esce da vincitore, vincendo uno scudetto. Però allo stesso tempo è anche vero, e vi dico perché io personalmente avrei confermato Spalletti, che questo Napoli secondo me è proprio la squadra ideale per Luciano Spalletti. Perché se arriva uno al, per esempio, cioè se arriva italiano, per esempio, il Napoli secondo me non rivincerebbe il campionato, perché secondo me italiano non è pronto, non è pronto, cioè secondo me è pronto per il Napoli ma non per rivincere il campionato, ecco. Quindi secondo me italiano in questo momento non, almeno se arriverà al Napoli, non riuscirebbe a fare il miracolo compiuto da Spalletti. E questo è il motivo perché, cioè, questo è appunto il motivo per cui avrei tenuto Luciano Spalletti. Però dall'altra, giustamente, c'è chi dice che comunque riesce da vincitore. Su questo sono assolutissimamente d'accordo. Si è entrato nel cuore dei tifosi, nel bene o nel male. E sinceramente a me Spalletti non dispiace come allenatore. Non mi è mai dispiaciuto, non è che mi sia entrato nel cuore come uno degli allenatori migliori al mondo, no, perché secondo me Spalletti non è il miglior allenatore del mondo, perché comunque sì, ha fatto bene dunque andato, però non ha mai seriamente vinto tanto. Ha vinto con il Napoli, piaccia o non piaccia, quello sì, sicuramente. E quindi avrei tenuto Spalletti? Io personalmente sì. Poi, sincero, dopo comunque quest'anno avrei cambiato allenatore. Avrei cambiato allenatore, ma solamente dopo quest'anno, ecco. Quindi dopo la stagione 2022-2024 avrei cambiato mister, perché dopo 2 anni rischi poi di peggiorare le cose, ecco. Quindi da una parte Spalletti, cioè io avrei fatto quello che ha fatto Spalletti, cioè prendersi un anno in cui non fai niente praticamente, sì, magari vedi le partite, ti aggiorni, però comunque Spalletti, ripeto, ne esce da vincitore, però è anche vero che Spalletti secondo me avrebbe potuto rivincere il campionato. Vi spiego anche il perché. Il primo motivo: la Juve non sa il suo futuro, la Juve cambierà allenatore secondo me e non credo mai riuscirà a rivincere il campionato.
L'Inter continuerà con Inzaghi probabilmente, e Inzaghi non è mai l'allenatore che ti vince il campionato. Il Milan dipende, dipende, io sinceramente non confermerei Pioli. Nel caso arrivasse un altro allenatore, non credo che però il Milan riuscirebbe a rivincere il campionato. L'unica squadra che secondo me potrebbe essere la sorpresa del prossimo anno è la Roma. Ecco, perché dopo tanti anni secondo me la Roma potrebbe veramente fare bene. A maggior ragione se la Roma non vincesse l'Europa League, perché se la Roma non vincesse l'Europa League, la Roma giocherebbe in Conference League / Europa League. Anche se probabilmente la Roma giocherà o la Champions League l'anno prossimo oppure la Conference. L'Europa League non credo, ecco. Quindi per la Roma dipenderà secondo me tantissimo dall'Europa League, perché se la Roma perde l'Europa League, per me Mourinho va via. Va via anche perché Mourinho, non so se vi ricordate, aveva proprio chiesto alla Roma in tanti giocatori che comunque sono arrivati, e aveva chiesto, diciamo, di essere competitivi per lo scudetto. La Roma non è mai stata competitiva per lo scudetto, e quindi credo che se la Roma dovesse perdere in finale con il Siviglia, Mourinho secondo me fa le valigie. Poi questo è quello che credo. Ecco, quindi la Lazio non credo mai arriverà seconda il prossimo anno. Fiorentina, vabbè, lasciamo stare. Quindi se non è il Napoli il prossimo anno, con Spalletti avrebbe vinto il campionato. Cioè, secondo me, secondo me il prossimo anno, se Spalletti fosse restato a Napoli, Napoli secondo me avrebbe rivinto il campionato, e secondo me sarebbe pure, avrebbe fatto pure cose migliori nelle coppe. Quindi, sincero, io avrei tenuto Spalletti proprio per questi motivi. Perché se tu riparti da un italiano, per me fai un po' un errore. Fai un po' un errore. Intanto perché quando tu vinci un campionato, uno scudetto, chiaro che non credo mai il Napoli vincerà 9 scudetti come ha fatto la Juve, anzi lo escludo a prescindere. Però quantomeno di vincere un campionato di nuovo il prossimo anno, di vincerne anche 2, sarebbe stato un qualcosa di molto emozionante. Mentre se riparti da, ripeto, un italiano, da, non lo so, un De Zerbi, per me il Napoli non rifarà la stagione che ha fatto. E quando tu apri un ciclo, tu non puoi cambiare in continuazione. Tu devi tenere un po' le basi. Cioè tu, se comunque hai acquistato Spalletti come hai preso Spalletti come mister nella stagione 2021-2022, e secondo me per aprire un ciclo, no? Ecco, Spalletti a Napoli ha fatto cose straordinarie. Anche il primo anno mi ricordo tanti di quei tifosi del Napoli che Spalletti lo volevano via. Ma ragazzi, ma il primo anno di Spalletti a Napoli è stato bellissimo secondo me. Sì, hai perso lo scudetto, però tu sei stato veramente in lotta per, secondo me, almeno 32-33 giornate. Poi sappiamo quello che è successo. Il Napoli poteva tranquillamente vincere anche l'anno scorso il campionato. Quindi per me Spalletti, se fosse stato De Laurentiis, l'avrei tenuto. Però è anche vero che Spalletti credo che comunque abbia chiesto un anno sabbatico. Quindi se l'allenatore chiede un anno sabbatico, la colpa non è del presidente, certamente, ecco. Però secondo me qualche colpa il presidente ce l'ha, perché comunque sarà mai un caso che gli allenatori con ADL poi dopo un anno / due lasciano il Napoli? Sarà mai un caso Ancelotti, Sarri, proprio lo stesso Spalletti? Perché ADL secondo me non è un grande presidente. Per me non è un grande presidente. Per me se il Napoli ha vinto lo scudetto è merito soprattutto di Giunto e Spalletti. Con tutto il rispetto per De Laurentiis, ma anche le sue idee sinceramente non le condivido. E boh, io sinceramente avrei tenuto tutta la vita Spalletti. Chiaro che, ripeto, se ha chiesto lui l'anno sabbatico, a quel punto lì non lo puoi di certo costringere a rimanere. Anche se non ha mai avuto un rapporto eccezionale con Luciano Spalletti, quindi mi sorgono tanti dubbi. Passiamo a Giuntoli. Allora, per me Giuntoli è stato, insieme a Spalletti, secondo me il migliore per questo scudetto del Napoli. In generale Giunto l'intendo anche comunque tutti gli scouting in generale, tutti quelli che si occupano del calciomercato, ecco, non solo lui ovviamente, è stato artefice dello scudetto vinto dai partenopei. Giuntoli, allora, io spero che con tutto il cuore Giuntoli verrà alla Juve. Da quello che ho letto, Giuntoli potrebbe arrivare alla Juve tra 3 settimane circa.
Però la cosa diciamo più complicata è liberarsi dal Napoli. Chiaro che Giuntoli, secondo me, ha fatto un lavoro incredibile. Ha fatto veramente un lavoro incredibile, soprattutto quest'anno. È uno che quando ha speso dei soldi non ha mai fatto robe incredibili. Per esempio, quando è arrivato Ancelotti, che io non ho mai capito la scelta di prendere Ancelotti, perché Ancelotti non è un allenatore, diciamo, che magari, che ne so, riporta un club a vincere dalle macerie, ma è un allenatore che gestisce, è un gestore fin da sempre. E quindi non ho mai capito il motivo per cui il Napoli prese Ancelotti, visto che a parte la prima stagione buona, anche se si è stato poi eliminato in Europa League, quindi tanto buona non era, la seconda è stata fallimentare. È stata fallimentare anche lì, probabilmente DL un po' c'entrava nella questione sicuramente, però appunto Giuntoli, quando ha tanti soldi, spesso va a comprare dei giocatori che poi non si sono mai rivelati dei fenomeni. Per esempio, proprio con Ancelotti, Giuntoli aveva acquistato, mi sembra, Manolas, che non si è rivelato un giocatore pazzesco. Per il Napoli intendo. Ha comprato Lozano. Sì, Lozano questa stagione secondo me ha comunque fatto una buona stagione Lozano. Cioè, a me è piaciuto Lozano questa stagione, però l'hai comunque pagato 40 milioni. È stato uno degli acquisti più costosi del Napoli, quindi per 40 milioni mi sembrava una cifra, una spesa eccessiva, ecco. Quindi mi sembra che l'anno prima avevi comprato Fabian Ruiz, insomma. Se fai una squadra per Ancelotti, tu devi spendere i soldi. E Giuntoli non è il migliore a fare questo. Giuntoli è molto bravo a spendere poco, ma a comprare giocatori di talento poco conosciuti, come ad esempio Kvaratskhelia, come ad esempio Osimhen, che è vero che Giuntoli lo ha pagato tanto, però fino a quel momento lì Osimhen non lo conosceva nessuno praticamente. Quindi diciamo che è stato un acquisto un po' sorpresa. Kvaratskhelia non lo conosceva nessuno. Anche penso alle spese del passato, per esempio Koulibaly quando era al Ghent non lo conosceva nessuno. Quindi Giuntoli è molto bravo a prendere giocatori di talento sconosciuti. Ecco, in questo Giuntoli senz'altro ha grande merito, così come tutti i suoi collaboratori. E credo che il capitolo Giuntoli-Napoli si sia concluso nel migliore dei modi. Chiaro che secondo me il Napoli non vincerà lo scudetto il prossimo anno proprio per questi motivi. Proprio perché se tu vuoi vincere scudetti su scudetti su scudetti, almeno vincerne un altro, tu non puoi cambiare tutto, secondo me. Poi questa è la mia opinione che non conta niente, però cioè, secondo me tu dovevi ripartire da Spalletti, non tanto da Giuntoli perché comunque ci sta. Cioè, comunque, per esempio, il Napoli credo, almeno si leggeva che punterà su Icardi, DS dell'Ebra, anche lui molto bravo, molto molto bravo anche lui con i giovani. Quindi più che il problema Giuntoli, che se ne andrà probabilmente, anche se c'è, ripeto, da capire le condizioni con cui si libererà dal Napoli, il problema secondo me è Spalletti. L'unico tecnico che secondo me riuscirebbe a fare quello che ha fatto Spalletti è Luis Enrique. Secondo me è l'unico che, cioè, a me, ripeto, Luis Enrique è l'unico che riuscirebbe a rivincere lo scudetto, perché italiano no, De Zerbi no, Conte non è di certo l'allenatore adatto per il Napoli, Klopp no, perché intanto Klopp non ce lo vedo per niente al Napoli. Poi credo che De Laurentiis non punterà sul nome, anzi io credo che l'allenatore prossimo del Napoli sarà proprio italiano. Chiaro che se il Napoli dovesse prendere Luis Enrique, ecco, in quel caso secondo me il Napoli rivincerebbe il campionato. Però gli altri allenatori non fanno impazzire. Anche lo stesso, per esempio, Nagelsmann, non lo so. Quindi diciamo che secondo me per vincere un campionato tu dovresti confermare un po' i giocatori e comunque tutte le figure che hanno portato a questo miracolo sportivo, secondo me. Poi ripeto, questa è la mia opinione. Per quanto riguarda i giocatori, sinceramente, vabbè, Osimhen vedremo. Se vi devo dire la verità, per me Osimhen rimane per carità di Dio. 130 milioni a 130 milioni Osimhen lo venderei, perché ci sono tanti giovani forti in attacco. Ci sono tanti giovani forti in attacco e quindi per 130 milioni Osimhen lo venderei. Per 100 ci penserei,
per tipo 80, no, ecco, perché Osimhen vale secondo me anche più di 80 milioni, vale secondo me anche più di 80 milioni. Secondo me Osimhen resta, Kvara resta sicuramente, perché su questo non ho dubbi, per me Kvara altre 2-3 stagioni resta, a meno di, secondo me, clamorosi colpi di scena. Kim secondo me potrebbe andare via. Kim potrebbe andare via e non mi sorprenderei, devo essere sincero. Per quanto riguarda il centrocampo, non mi sorprenderei se uno tra Zielinski, no, Zielinski secondo me andrà via. Gli altri restano in attacco, restano anche gli altri. Per me Napoli in questo calciomercato farà poco, poi magari mi sbaglio e verrò smentito. Ma per, secondo me, continuare a vincere, tu devi confermare un po' quello che avevi fatto di buono e confermare le figure che ti hanno portato a vincere il campionato.